Ciao ragazzi, sono Simone Crispo, bentornati in questo nuovo video del Crispo Sfida. Oggi ragazzi si torna con il format che vi piace tanto. Mi raccomando, scrivete nei commenti i sfidanti che volete nel prossimo Crispo Sfida 2.0. Come vedete dalla copertina e dal titolo ragazzi, oggi sfiderò una persona molto molto brava a giocare a calcio. Lo conosciamo, l'abbiamo conosciuto grazie alla Got League. Facciamo entrare El Fiche. Vieni, vieni. Oggi sfida seria. Come stai? Ciao a tutti, tutto bene? Sei pronto a perdere? Sono pronto. Allora, intanto, quali sono le tue sensazioni per questo Crispo Sfida 2.0? Io vorrei vincere, quindi vengo sempre per vincere, giusto? Ah, è giusto, la mentalità è giusta. La mentalità è quella, poi giustamente ho un degno avversario di fianco, quindi... Qui abbiamo il numero 10 sia dei Redlock che degli All Star Galacticos, giusto? Esatto. Così vi chiamate? Assolutamente, quindi sì. Quindi vediamo un po', perché c'è anche un po' la rivalità Seven Sins, Galactic. Uno dei Seven Sins mi ha battuto. Ora tocca a te. Ovviamente abbiamo bisogno dei portieri. E questa volta io mi sono portato il mio da Napoli. Io mi sono portato un gran portiere. Vai, allora io faccio entrare Roberto. Vieni, vieni. Beh, ragazzi, lui è Roberto. Roberto, mio caro amico. E oggi difenderà. E mi sono portato. Benissimo. E mi sono portato il portinone outsider. Signor Dile GK. Dile che di solito, ti dico la verità, sempre stato con me nei Crispo Sfida. Anzi, l'unico Crispo Sfida in cui non è stato con me, ho perso. Quindi io ho studiato queste sfide e te l'ho rubato. Allora, per chi non lo conosce, ripeto un attimo come funziona il format. Abbiamo quattro macro argomenti, che ogni macro argomento all'interno ha delle mini sfide. I macro argomenti sono attacco, difesa, tiro, velocità e dribbling. La sfida è al meglio di 5, quindi a chi arriverà prima a 3 sfide vinte. Adesso tu devi scegliere il macro argomento insieme alla mini sfida. Non posso scegliere il tiro. Giusto, giusto. Come lo vuoi fare? In movimento, da fermo? In movimento. Ok, va bene. Allora faremo 5 tiri a testa alternati. Facciamo così. Con la palla che deve essere per forza in movimento, ovviamente da fuori aria. Assolutamente. Vuoi iniziare tu? Vuoi che inizio io? Inizio io, dai. Inizi tu. Bocca al lupo. Bocca al lupo. Dai Robby! Dai Robby! Allora ragazzi, la palla ce la passeranno i portieri. Bravo lui, bravo lui, bravo lui. Siamo già in vantaggio, 1-0. Se sbaglia questo, inizia a mettersi un po' di caghetta, secondo me. Allora ragazzi, il mio portiere ha problemi con la caviglia, quindi me la lancerà con le mani. La sfida è molto seria, ragazzi. Bravo! Mamma mia, fatto così, l'ha fatto, bellissimo. Allora, ragazzi, è arrivato un ospite speciale, cabina di regia, il mio ex compagno Zacchino. È un gran gol, ragazzi. Sì! Gran gol. Ci credo, giù. Eccolo lì il mio portiere. Bravo Dile, bravo Dile. Ragazzi, questo è il mio terzo tiro. Siamo 2-1 per Simone, ma adesso lo raggiungo. Come lo vedi, Dile? Fica, la sua sfida. Hai visto come fa il pallone comunque? Ragazzi, questo è molto importante per staccare e vincere la prima sfida. Eccolo lì! Eccolo lì, il mio portiere! Ultimo tiro per il Fiche che va per il pareggio, se no è vittoria automatica! Ma dov'è il gol? Dal controllo, se la ora, ora vado a vincere, amica. Non mi deludere, non mi deludere! Ragazzi, ultimo tiro per me, importantissimo, devo segnare e portarmi a casa questa sfida. Fammela vincere te adesso! Questo è bello, eh! Terminate in pareggio, quindi andremo a oltranza, inizia sempre il Fiche. Vediamo il Fiche, il tiro più importante della sua carriera. Ok, devo segnare per forza. Oh, se sbaglio ho vinto, eh! Oh, fammela vincere!
fido di te, Brody. Bello, bello. Vamos! Vediamo un po'. Importante questo per me. Sì, Robby! Sì! Devo segnare. Punto, non ci sono scusanti. Col sinistro. Allora, questo è il vantaggio di essere il proprietario del canale. Ci sta, che devo dire? Perché non so se avete notato, il pallone non me l'ha passato il mio portiere. Che era andato a farsi la scampagnata. Però Dile era d'accordo, Dile, vieni. Eri d'accordo su passarmela tu. In realtà, ragazzi, sono stato costretto. Allora, facile vincere però, così. Allora, ragazzi, prima sfida vinta da me 1-0. Adesso scelgo io il macro argomento ed è attacco. E scelgo la mini sfida che conosci bene perché partecipi anche tu alla Got Quick. Facciamo un bello shootout, ragazzi. Va bene. Robby, come te la senti? Bene. Te la senti bene? È forte, però. Figa, è forte. Sono tranquillo perché Dile è un para shootout. Para shootout e para rimonti. Io non sono abituato agli shootout invece. Però invece vedremo, io ragazzi. mi fido di te. Faremo 3 shootout a testa alternati. Ok. E che vinca il migliore. Quindi, ragazzi, avremo 3 shootout a testa. Parto io, saranno alternati. Devo vincere perché voglio andare sul 2-0 e stare un po' più tranquillo. 2005 l'arcaggio. No! Dietro male! Dietro! Simo! La mano nei capelli, fa bene a mettersi le mani nei capelli. Un mancamento! È stato un misunderstanding tra me e il pallone. Dai, è tuo pane questo! Ah, Simo! Va bene. Complimenti. Dai Robby! Rapido, molto rapido. Lo prendi! Bravo! Mi è piaciuto! Ragazzi, ultimo shootout, se segno, vinco. Mi raccomando. Ragazzi, Fiche mi ha dato un'altra occasione. Adesso andremo ad oltranza e inizio io. Arrivo. Bravo Robby. Ci sta. C'è, Dile! Troppa fretta, Simo! Ragazzi, se segno vinto, ho un'altra chance. Devo sfruttarla. Uno a uno. Quindi, ragazzi, uno pari, prima sfida vinta da me, seconda da te. Adesso tocca a te, scegli macro argomento e mini sfida. Io mi fido del mio portiere e scelgo rigori. Rigori. Che il mio è un pararigori. Quindi macro argomento, tiri, sempre. Sempre tiri, per rigori. Rigori. Dile, bravo sui rigori, cazzo. Che vinca migliore, bro. Quindi, ragazzi, saranno 5 rigori a testa, alternati, parto io. Bello. Dai, Robby! Bravo. È bravo anche a calciare di così. Ce l'hai, Dile, tuo. Guardalo bene. Ecco. Madonna mia, Dile. Comunque posso fare i miei complimenti a Dile, che è un pararigori clamoroso. Cioè. Bravo, Dile, scuola. Bravo, Dile. Mamma mia. Questo lo para, mi ha detto. Bravo anche lui, ragazzi, questa Dile, quando conta ci sei tu.
T'avevo detto io! T'avevo detto! Per te, per te, per te! Allora, seconda sfida, grazie Fighe, ragazzi, fatto vincere, grazie per questo pallonetto. Provate il pallonetto, però no, allora è giusto, anche perché il pallonetto alla fine per i portieri, ragazzi, voi siete portieri. No, assolutamente. Pallonetto è la cosa più infame in un rigore, perché tu comunque tendi a buttarti, capito? No, no, poi, cioè, Fighe tira, aspetta che tu ti butti, quindi è comunque difficile. Allora, mo tocca a me, visto che mi sta piacendo molto questa sfida, che tu sei un grandissimo giocatore, io ti propongo di nuovo come macro argomento tiro. Allora ti propongo i tiri da fermo e lo facciamo in maniera un po' diversa dal mio solito, dal solito che facciamo nel Crispo Sfida 2.0, ovvero faremo sempre 5 tiri alternati, tu puoi posizionarti la palla dove vuoi tu, l'importante è che sia fuori, fuori dall'aria. Vabbè. Poi non facciamo i cagnolini che ci mettiamo qua, magari, quando ci mettiamo... Però sei tu a scegliere, l'importante è che la palla è ferma. Perfetto. Vuoi partire tu o parto io? Parti tu, vai, in bocca al lupo. Andiamo, Allora ragazzi, parto io, sono in svantaggio di 2-1, quindi questo è fondamentale, dobbiamo partire col botto. Mamma mia, la rotta! Oddio, mi ha preso un colpo! Che cos'è? Il mio portiere mi ha tenuto in vita, il proprio dovere bisogna svolgerlo adesso. Questa sfiorata è da qua e dentro, perché dobbiamo una prospettiva. Dai Fighe, dai. Mamma mia. Gran tiro. No! Vedi, queste... Sì, ma queste sono le occasioni che non si devono perdere. Perché se lui adesso vince questa sfida, andiamo in pareggio e dobbiamo fare l'uno contro uno finale. Bene. Niente, la chiamata. Vamos! Deve sbagliare. Sei piaciuto. Sono piaciuto. Sei piaciuto. Deve sbagliare, bro. Per ora la precisione. Robby, portiamola a casa, Robby! L'aiuto, no? Che è stato muta? Non lo so, guarda, sono confuso pure io, non lo so. Prendi la carriamo all'oltranza, bro! Oh, ma quanto l'hai pagato sto portiere? Quanto gli hai dato il portiere? Quindi ragazzi, sfida terminata, ho battuto e Fighe, devo dire, non me l'aspettavo. Mi dispiace solo di una cosa. Posso confermare anche ragazzi che purtroppo non avevamo palloni molto buoni, decenti, diciamo. Quindi magari qualche tiro, qualche cosa poteva uscire sicuramente meglio. Però è uscita comunque una bella sfida secondo me. No, scrivete nei commenti se vi è piaciuta la sfida e soprattutto scrivete nei commenti i prossimi sfidanti che devo portare. Quindi ragazzi, aggiorniamo il counter e adesso sono 3 vittorie ed una sconfitta sempre contro il solito fratino. Fighe, io ti ringrazio tantissimo di aver partecipato. Grazie Robby. Grande Robby. Per la prima volta vinco contro Dile. E perdo io. È la prima volta infatti che nel Super Crispo Sfida e vari Crispo Sfida perde Dile. Detto questo ragazzi, se non lo siete, iscrivetevi, lasciate tanti bei mi piace, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, Aiu! Ciao!